Dunque, Luca, la mia prima domanda è una domanda di Stefano Leotta ed è dove andrà a finire il giornalismo partecipativo? Ah, quindi, cioè, sì, è proprio una domanda molto, molto importante. Dunque, il giornalismo partecipativo è stato una grande novità degli ultimi anni. Io mi concentrerei sulle due parti di questo termine, giornalismo e partecipativo. Io credo che il giornalismo partecipativo ha avuto un ruolo molto importante nel rinnovare i meccanismi giornalistici, nel farci scoprire molte cose che ignoravamo dei nuovi meccanismi mediatici della rete. Ovviamente non penso che potrà sopravvivere in quanto tale all'infinito per sempre. Alla fine vedo una convergenza tra no, il giornalismo, poi insomma, chiamarlo nuovo non è più, ma insomma il giornalismo che verrà, il modo in cui si farà informazione, o più che altro il modo in cui la gente vorrà che l'informazione venga fatta e tutte le varie anche nuove modalità. Cioè, è una cosa che ancora oggi viene praticata ovviamente molto. Potremmo innestare la discussione sul discorso tra i professionisti, no? E gli amatori, quindi ci sono chi si è in qualche modo, tra virgolette, improvvisato, che non è un'improvvisazione per forza, però chi insomma non è un professionista, chi non viene dalla scuola giornalistica e si è messo a fare il giornalismo partecipativo e chi invece lo ha scoperto da giornalista. Sono due filoni che si stanno incontrando già e si incontrano e si stanno fondendo, si fonderanno sempre più nel trovare anche nuovi linguaggi per parlare con i lettori. È chiaro che quello che fa il giornalismo partecipativo con il meccanismo di filtri per verificare le notizie è qualcosa che non è possibile nel giornalismo classico e tradizionale. Quindi è anche vero che sarà necessario modificare il modo in cui il giornalismo, così può dire, quello industriale, no? Se poi ancora si potrà usare questo termine, affronta l'informazione, affronta tutto il mondo mediatico che gira intorno, che cambia profondamente. Diciamo che sia il giornalismo mainstream, chiamiamolo così, quello partecipativo, in cui rientrano appunto anche in modalità diverse, no? Magari c'è quello che si può fare, che è stato fatto su Twitter, quello che è stato fatto sui blog, quello che è stato fatto con progetti specifici per estrarre le informazioni, no? E elaborarle attraverso filtri. Ecco, piano piano fra loro si iniziano a incontrarsi, a trovare dei punti di convergenza. Quindi, per rispondere in definitiva alla domanda di Stefano, il futuro del giornalismo partecipativo è il giornalismo. Perfetto. Allora, proseguo con una domanda di Chiara Nisticò, che chiede: che cosa intendi per user experience e come la integri al lavoro di giornalista? Ah, questa è una domanda interessantissima, perché e poi non è una cosa che viene sempre, insomma, tenuta in particolare considerazione. Ora, va bene, la user experience chiaramente è, diciamo, una disciplina che tiene conto dell'esperienza dell'utente o diciamo, dell'individuo nei confronti, in rapporto soprattutto alla macchina. Ma il rapporto anche a dei prodotti, in particolare, diciamo, prodotti digitali. Quindi parliamo di quello che può essere non so, un sito web, ma potrebbe essere anche un'app, potrebbe essere tante cose. È chiaro che da questo punto di vista può essere esteso, no, anche ai prodotti in realtà che appartengono al mondo reale, però diciamo è nato così per il mondo digitale, quindi immagino la domanda sia in particolare per il mondo digitale. E la cosa interessante è che se noi usiamo questo punto di vista, anche i quotidiani tradizionali di carta,
hanno la loro user experience. Ed è curioso, per esempio, se si sfogliano alcuni tipi di quotidiani di carta che secondo me sono fatti molto bene, pensati in maniera specifica su questo argomento, esempio il Sunday Times della domenica. Ebbene, sfogliando il Sunday Times della domenica, si è coinvolti nell'esperienza di leggere gli argomenti anche sulla carta, anche sequenzialmente, in una maniera molto naturale. Ecco, di fatto questa è la user experience, cioè raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge per un prodotto o per un servizio nella maniera più naturale possibile e con meno ostacoli possibili. Ovviamente questo tipo di raggiungimento è soggettivo, quindi attenzione, non è che esiste la teoria assoluta di come far raggiungere gli obiettivi, però si attuano naturalmente delle tecniche o delle strategie per poter far raggiungere questa cosa. Passando quindi ai giornali, chiamiamoli digitali, cioè l'informazione di oggi, l'errore che è stato fatto fino ad oggi è stato quello di traslare perfettamente quella user experience fatta per la carta direttamente sul sito web. Quindi abbiamo avuto ormai sempre da una quindicina d'anni, 20 anni, da quando esiste il web, i siti di giornalismo tradizionali, le testate con la testata, le manchette laterali, le pubblicità, l'impostazione all'editoriale, la foto grande, la fotonotizia, cioè tutte le cose esattamente come sono nei giornali. Ora è chiaro che questo tipo di impostazione è familiare per il lettore, ma allo stesso tempo non è particolarmente pratico o probabilmente non è, insomma, come si dice, usabile. L'usabilità è effettivamente una parte della user experience. Ecco, quindi il futuro della user experience per l'informazione probabilmente risiede nel trovare una natura specifica dell'informazione nelle modalità digitali, per esempio ricercando e trovando nuovi linguaggi e quindi nuove strutture dell'informazione. Faccio l'esempio, che se no sembra sempre una cosa astrattissima, BuzzFeed è esattamente questo. BuzzFeed fa di fatto informazione. Ora il suo direttore è ex giornalista di Pubblico, quindi di grandissimo livello, ma allo stesso tempo parla anche di gattini, parla di tantissime cose che in un giornale tradizionale sembrerebbero costume oppure addirittura qualcosa di estremamente superfluo. In realtà loro mettono tutto insieme, fanno un unico minestrone di queste cose, utilizzando questi nuovi linguaggi che sono rappresentati anche dai modi di dire della rete, dal gergo, no? Oh my God, OMG, LOL per la risata, eccetera. E quindi queste nuove modalità di linguaggi risultano effettivamente per gli utenti spesso molto vicine. Il risultato qual è? Il risultato è che le persone che non comprano anche e non comprano più i giornali di carta, e non stanno solo in Italia, anche negli Stati Uniti, anche in altri paesi, invece molto spesso si informano e traggono la loro dieta anche informativa quotidiana proprio da questi mezzi. Quindi è una cosa a cui fare molta attenzione, questo, user experience nel senso di fornire al lettore, fornire sì, alla persona, diciamo, a cui deve arrivare l'informazione, perché poi chiamarlo lettore forse è un termine ormai un po' troppo passivo, però così, fornire a lui l'informazione col veicolo migliore che abbiamo a disposizione in un certo momento. E, visto che se no facciamo sempre gli esempi americani o di altri paesi stranieri, in Italia qualcuno che si avvicina, per carità, ancora è ovvio, in Italia siamo sempre un pochino indietro, ma per tantissimi motivi, non è sempre colpa nostra. Però un esempio in Italia di questa cosa, secondo me, è Leggo online, Leggo ha, per esempio, anche una sua app, anche il suo modo di fornire le informazioni in un certo modo che è abbastanza veloce, in uno stile che può ricordare in qualche modo BuzzFeed, anche se naturalmente ha ancora il linguaggio classico giornalistico italiano, ecco. Ok, perfetto. Allora proseguo con una domanda di Alessandro Modica, che
che ti chiede una sintesi sul significato e soprattutto sulla correlazione che c'è tra una strategia di comunicazione online, quindi Twitter, social media, social network, e l'editoria digitale, o se vuoi in senso lato il giornalismo. La correlazione tra editoria digitale e strategia online? Bene, credo che ci sia una strettissima correlazione, che siano incredibilmente integrate fra loro. Ora, non so se, diciamo, lo scopo, della domanda sia quello di affrontare diciamo, le diverse strategie Se di vuoi comunicazione. ti leggo come Sì. prosegue. Dice, in poco tempo, in meno di un anno, il modo di fare giornalismo è cambiato completamente, permettendo anche utenti normali come me di entrare anche a mia insaputa in affascinanti meccanismi di informazione. Sì, bene, torniamo in effetti comunque anche a un discorso simile a quello del giornalismo partecipativo, però visto dalla parte dell'editore, visto che ha introdotto il discorso dell'editoria digitale, ecco, la parte dell'editore secondo me è fondamentale. Ora, prima abbiamo parlato del giornalista, io credo che i giornalisti in Italia si stiano svegliando molto bene su questi temi e si stiano aggiornando. Trovo moltissimi giornalisti bravi, bravissimi, che hanno capito quali sono i linguaggi digitali, che hanno capito come interagire, eccetera. Molti altri ovviamente sono indietro, però spesso anche tra loro c'è un modo di aggiornarsi, c'è un modo anche di, si fa, questo è normale, copiare dal più bravo, quindi vedere come fa il più bravo e andare avanti. Ed è una buonissima cosa che consiglio assolutamente. Quindi, secondo me, il problema dei giornalisti che anni fa si pensava, o si diceva, insomma, fossero ancora a livelli drammatici per l'Italia, in realtà si sta colmando. Il lato dell'editore è invece un lato che considero molto più drammatico. L'editore tradizionale italiano, tradizionale intendo quello che parte da una sua base molto forte già offline, insomma, nella carta, ecco. E ancora o deve capire bene come fare editoria digitale o non lo vuole capire perché probabilmente non gliene frega niente e non fregandogliene niente, ovviamente si espone la propria attività di testata, espone tutti quanti, ovviamente a un fallimento. Come poi ne stiamo vedendo diversi, ovviamente non solo in Italia, anche fuori, per carità, però questo è un atteggiamento diffuso. In Italia questa cosa forse è un po' più forte perché da noi gli editori probabilmente utilizzano spesso l'informazione per degli scopi un pochino diversi da quelli del business in quanto tale, e qui insomma stendo un velo pietoso. Però ecco, l'editoria invece digitale, cioè quella che nativamente nasce sulla rete, può fare tantissimo in questo senso, e cioè può colmare questo gap, o addirittura far fare a questo meccanismo un salto in avanti e permettere soprattutto che si sperimenti, che si facciano nuovi modi, che si sperimentino nuove cose. Perché è l'unico modo per comunque per tirare fuori come si può dire, anche delle idee nuove, anche dei business, dei modelli di business vincenti, che poi è quello alla fine che tutti quanti ci aspettiamo, perché poi ci aspettiamo che, attenzione, i giornalisti riescano, i nuovi giornalisti, insomma, comunque, no, ci siamo capiti, riescano a vivere esattamente di questo lavoro e che gli editori digitali, quindi riescono a fare questo con un buon margine. Quindi non è che ci aspettiamo che l'informazione venga, come si dice, venga mantenuta, no, dallo Stato, dalla comunità. Si aspetta che l'informazione di questo tipo diventi ancora più popolare e diventi quindi molto, molto, insomma, remunerativa in una certa misura, ovviamente. Ecco, credo che questo sia, diciamo, il passaggio che può esserci tra il giornalismo, l'editoria grande, che si trova forse adesso in una terra di mezzo, e i nuovi editori digitali che spesso sono, come dice anche giustamente Alessandro, sono piccoli editori, addirittura sono ex lettori che sono diventati essi stessi prima giornalisti e poi micro o nano editori.
Questo fenomeno è un fenomeno molto positivo. Chiarissimo. Allora, ti chiederei, visto, insomma, il dibattito che si sta portando avanti in questi giorni, cosa ne pensi del famoso adagio, della rete non sposta voti? Vabbè, questo è stato il grande tema di queste elezioni ed è curioso che invece proprio l'anno precedente si pensava il contrario. Se ti ricordi bene anche tu, durante l'anno famoso delle rivoluzioni arabe e di ogni tipo, il 2011, addirittura io trovavo gente che mi diceva: va bene, ok, lo stanno facendo tutti, quando è che la facciamo anche noi? Quando è che si fa la rivoluzione? E la mia idea allora, anche oggi, è da noi non accadrà mai questo tipo di cose, non si fa la rivoluzione da noi si fanno, magari si faranno altre cose. Non stavo, diciamo, prevedendo Grillo, però effettivamente poi qualcosa è successo. Non la rivoluzione, neanche quindi i grossi spostamenti. Ora, la realtà è che noi abbiamo avuto dei fenomeni diciamo, di relazione interessante tra un'attività sui social media e poi un'attività politica. Quindi sicuramente c'è una relazione di qualche tipo, solo che noi ovviamente non sappiamo quale. È anche giusto, come dicono molti, che forse non ha neanche senso domandarsi se Twitter sposta voti, dal momento che, insomma, non è Twitter, e dico Twitter, ma in effetti potrei dire anche Facebook, social media, non è Twitter, effettivamente. La modalità nata per o comunque adatta per fare discorsi prettamente politici. Si potrebbe dire che comunque Twitter, Facebook, altri social media influiscono in tutta l'informazione, in tutta, scusami, la sfera della vita di una persona, l'acquisto di un prodotto, la prenotazione di un viaggio, la simpatia o antipatia di un personaggio, di un luogo. Allora, trovare questa correlazione è incredibilmente difficile e complicato, e quindi trovare la correlazione all'interno di questo insieme è ancora più difficile e complicato, quindi non possiamo effettivamente fare questo. Però quello che possiamo fare, effettivamente questo l'ho scritto, è cercare di individuare, di capire, di immaginare delle strategie che possono rendere più agevole il lavoro, per esempio, di un candidato attraverso le elezioni. Questo l'abbiamo visto, per esempio, con Obama, che non a caso, dopo la vittoria, ha inviato i suoi esperti qui in Italia a insegnarci, in qualche modo, a spiegarci cosa hanno fatto, come si sono comportati. Ebbene, anche Obama si è comportato, il suo team, diciamo, si è comportato in maniera conservativa da questo punto di vista, non è che ha usato internet, scusami, social media o Twitter come strumento diretto per la raccolta del voto o per il convincimento. Perché ecco, un'altra idea che gira è che sia possibile in qualche modo convincere attraverso i social media e Twitter. Ci sono anche dei guru. Non italiani, diciamo, stranieri, che portano avanti quest'idea che sia possibile in qualche modo convincere. Io, proprio in virtù dei discorsi che si faceva prima sulla user experience, poi derivano anche dall'interaction design, eccetera. Ecco, secondo me non è assolutamente possibile convincere nessuno con i media come internet, come i social media, Twitter, eccetera. Non si può convincere. Quello che si può fare è fornire un quadro della situazione e far sì che le persone si relazionino all'interno di questo quadro, di questo ambiente, ma senza poterli costringere. Quindi questo è quello che ha fatto più o meno Obama. Ha creato soprattutto un modo anche di interagire con i media tradizionali. Questo anche è stato fatto in Italia nell'ultima campagna elettorale, un pochino si è cercato di strumentalizzare Twitter per avere il titolo sul giornale. La cosa in sé non è negativa, però se fa parte di una strategia comunicativa complessiva, se è soltanto tatticamente diciamo una cosa
su Twitter in modo tale che sul giornale compare il nostro nome, è vero, questa cosa funziona, ma poi complessivamente non può avere un grosso effetto ed è quello che abbiamo effettivamente visto. Faccio l'esempio di Senatore Monti, del Senatore Monti, dico Senatore Monti perché è il nickname, che aveva dietro degli esperti ovviamente molto bravi e hanno applicato le tattiche allo stato dell'arte. Ecco, lì ovviamente probabilmente c'è bisogno di una strategia, come si può dire, complessiva che implichi, che comprenda sia l'offline che l'online, che abbia anche un quadro abbastanza chiaro di chi sono, i tuoi lettori oggi, cioè di chi sono gli italiani oggi demograficamente. Noi, anche da questo punto di vista, perché non lo metto in dubbio che loro lo abbiano fatto nella maniera migliore, però abbiamo visto molto bene cosa è successo con gli exit poll. Gli exit poll sono fatti da società specializzate nello studiare i comportamenti degli italiani e abbiamo avuto dei risultati catastrofici. E quindi vuol dire che i modelli che sono dietro sono dei modelli che non sono validi o non sono più validi perché gli italiani stanno cambiando, perché internet sta cambiando come gli italiani si comportano. Non a caso, mi sembra sia venuta fuori anche una ricerca del Censis qualche giorno fa che diceva che gli italiani non è che non hanno usato internet per il voto, perché si sono informati online per sapere diciamo, dei programmi. Ora è indubbio che nel momento in cui ci si informa online, internet, social media, Twitter, eccetera, non è semplicemente come si può dire, un foglio di carta statico dove sono scritte delle cose, è un ambiente nel quale si è influenzati da tantissimi aspetti, siano essi diciamo subliminali, siano essi sociali, quindi. Se io arrivo, faccio un esempio, sulla pagina di Beppe Grillo, dove c'è il suo programma e tutti quanti sono entusiasti e scrivono cose interessanti, utili, eccetera, eccetera, io sono influenzato positivamente da questa cosa. Ora, però, qui dire che poi io voterò Beppe Grillo, questa cosa è molto più complessa, perché poi io sono una persona che spengo internet, la rete, l'iPad, eccetera, esco fuori e incontro altre persone che mi dicono altre cose, vivo in un altro ambiente che magari mi influenza. Quindi, il rapporto è molto, molto complesso. Ultima domanda, Luca. La famosa domanda su meritocrazia contro protezione della nicchia, no? Che è l'annoso problema del finanziamento ai giornali, no? Pensi che si possa pensare a nuovi modelli di business? Si può prospettare un nuovo scenario effettivamente da questo punto di vista? Perché a quanto pare la misura è colma e così non si può continuare, no? Parliamo quindi dei nuovi modelli di business. Sì, Sì, sia io. per il cartaceo ma anche per il digitale, chiaramente. Sì. Facendo un passo indietro, il finanziamento. Io sul finanziamento dei giornali sono d'accordo, cioè non sono stato mai in disaccordo. Il punto è che sono stati usati male questi finanziamenti, sono stati dati a pioggia, sono stati dati a testate che a volte neanche esistevano o comunque lavoravano male, eccetera. E questo è il grosso problema dell'Italia, dopo tutto, cioè non c'è la meritocrazia nel dare le risorse, ma in nessuna cosa. Quindi questo il problema non si pone. È chiaro che la carta è qualcosa che sta diventando di fatto insostenibile di per sé. Probabilmente con nuovi modelli di business che integreranno il digitale, la carta ritroverà un suo ruolo e probabilmente potrà avere di nuovo una sua redditività relativa. Non ritorneremo mai più alla situazione precedente in cui sono tutti su carta, tutti i giornali. E le tirature erano comunque grosse. Si potranno avere delle tirature differenti collegate a una testata, a una struttura che è basata prima sul digitale, no? Come si dice, digital first, e avendo la carta come un utile, diciamo, derivazione o comunque modo di esprimersi, ecco, non finirà sicuramente. Quindi già lì i costi verranno leggermente ridotti e probabilmente, ecco, in una situazione del genere la pubblicità, per esempio, sulla carta potrebbe
parlo di questa situazione ovviamente ideale futura, potrebbe riprendersi perché è chiaro che si avrebbe una situazione diversa. E per il digitale, naturalmente, anche il digitale non abbiamo ancora adesso il modello che funzioni, anche lei si sta cercando questo modello. Quello che vedo io è che dovrebbero esserci dei modelli che sono più vicini ai nuovi linguaggi digitali. Oggi i modelli sono pilotati e gestiti da persone che hanno delle idee sul business, diciamo, dell'informazione online, che sono rimaste ancora un po' indietro e quindi sono molto legate al discorso famosissimo dei banner, dei nuovi tipi di contenuti ricchi cosiddetti, no? Che tu apri la pagina di un quotidiano e ti si spara un video a 1200 con la musica forte e tutto qua, e nessuno vuole una cosa del genere, l'utente non vuole una cosa di questo tipo, noi non so chi voglia una cosa di questo tipo, quindi perché viene venduto questo, perché viene proposto questo? Perché ci sono ovviamente delle strutture che controllano più o meno il mercato e dicono e tentano di aumentare continuamente i margini, ma questo meccanismo finirà. Invece cosa dovrà essere fatto? Dovrà essere trovato un modo di ricollegare di nuovo il mondo di chi vuole, diciamo, farsi vedere, quindi la pubblicità, con il mondo dell'informazione attraverso i nuovi linguaggi. Ecco, non vorrei fare sempre lo stesso esempio, ma perché è quello che ho sotto mano alla fine ed è facile da fare. Ecco, BuzzFeed, per esempio, sta facendo anche lui una cosa di questo tipo, ma non metto in dubbio che potranno essere tranquillamente delle modalità miste, quindi in parte donazioni, in parte diciamo fatte dai lettori direttamente, come avviene già per moltissime testate online, come si sta sperimentando ultimamente con i grandi blogger negli Stati Uniti, che stanno un po' tutti quanti cercando di imitare questo modello. Potrebbe essere misto. Su questo si potrebbero veramente dire tantissime cose. Perfetto, Luca, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tempo e la disponibilità. Grazie a te. Un saluto.